Siamo sul terzo capo al minuto del giorno, proposta numero 89 del 17-5-2018, dal centro di conoscimento del Consiglio Comunale, dalla tecnica fuori bilancio, sentenza tribunale Napoli Nord, in favore della sede organizzata Antonietta Maria Rosario, importo euro 14.600. Chi resta seduto a prova, chi si alza non a prova. Salva, le dichiarazioni di voto, dichiarazioni di voto del Consiglio Salva. Caro Presidente, vede, ogni proposta è un capo all'ordine del giorno, su ogni capo all'ordine del giorno c'è un voto e su ogni voto i consiglieri possono esprimere il loro parere, per cui se non conosce il regolamento se lo legga. Per quanto riguarda, do per scontato, visto il passaggio, e spero che questa volta siamo tutti quanti d'accordo, dopo aver scontato che la proposta che il Presidente prima aveva intenzione di mettere e che non ha messo ai voti non sia passata perché non l'ha proprio formalizzata e non l'ha proprio presentata. Su questa proposta 89, caro Presidente, vi voglio far notare che sempre in Commissione è stato fatto notare che questa proposta era ancora appellabile. Noi riconosciamo un debito fuori bilancio su una proposta appellabile. Questa proposta fino al 29 giugno era appellabile. Perché non abbiamo fatto l'appello e ci ritroviamo a pagarla? Perché il nostro signor sindaco ha preferito non assumere l'avvocato, perché l'avvocato che avrebbe vinto regolarmente il concorso e che era stato messo regolarmente in servizio dal segretario perché c'era il parere di esito favorevole dello scrutinio, diciamo, del concorso, l'avvocato non è stato assunto probabilmente per un pezzo del sindaco, questo dicono le voci, e ad oggi siamo a circa 100.000 euro dei cittadini casoliani spesi per giudizi di avvocatura, perché quell'affidamento che abbiamo fatto all'avvocato Iavarone non serve a niente, serve per le cause pregresse che aveva l'avvocato Iavarone, per le nuove cause stiamo prendendo avvocati da una short list in ordine alfabetico e stiamo più o meno a 100.000 euro di spese. Sono soldi dei cittadini casoliani che si potevano risparmiare prendendo l'avvocato che aveva vinto regolarmente il concorso. Se il signor sindaco ci spiega come mai questa sentenza, che era appellabile fino al 29 giugno, è adesso in questa sede per essere pagata come debito fuori bilancio senza che nessun consigliere proferisca una piccola parola, ce lo fa sapere. Se non avete intenzione non fa niente, anche su questo mi allontano, grazie.